Si scrive abilitazione scientifica nazionale, si legge valutazione dell'idoneità di un candidato all'insegnamento universitario. Lo strumento, introdotto dalla legge Gelmini, è ora però in fase di stallo. A chiederne lo sblocco è il FOIS, il Forum per l'Impegno Sociale, presieduto dal senatore Raffaele Calabrò. Io penso che le criticità esistono ancora. Dopo 4 anni dalla riforma Gelmini abbiamo avuto una serie di ricorsi, una serie di ritardi, e questo non fa bene al sistema universitario, non fa bene al sistema formazione in un paese che deve crescere come formazione, deve crescere come ricerca. Dei miglioramenti ci sono stati con una legge recente, bisogna fare i regolamenti. Noi vogliamo dei regolamenti chiari, trasparenti, che portino a meritocrazia. È per questo che abbiamo lavorato su un documento, un gruppo di lavoro ha prodotto un documento che presentiamo quest'oggi, lo presentiamo al Ministero, in maniera tale che ci possa sentire la nostra voce e cercare di raggiungere risultati positivi. Sull'argomento è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Campania, Guido Trombetti, intervenuto a un incontro organizzato a Napoli. Il convegno di oggi è un convegno di grande interesse perché mette a fuoco quello che è una delle questioni sulle quali si è giocata negli ultimi anni la trasformazione e il cambiamento nell'università, che è la valutazione. Ora, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, l'AMVUR, ha fatto un lavoro straordinario quantitativo e qualitativo, sul quale su alcuni aspetti, ovviamente, come su tutte le cose, si può discutere, si può avere qualche elemento di consenso, qualche elemento di dissenso, però globalmente giudicato si è introdotto nel sistema veramente una rivoluzione culturale. Oggi tutte le decisioni che si assumono negli atenei, nelle università, sono assunte sulla base delle risultanze delle varie forme e tipologie di valutazione, che in qualche maniera aumenta il livello di garanzie e di trasparenza.